quando finalmente venite a scoprire che il divenire appare, ma non esiste, perché esistono tutti i passaggi tra l'essere in assoluto, tutto in assoluto, e l'essere tutto in potenza. E quindi non è vero che l'essere in assoluto diventi tutto in potenza, perché seguita ad esistere. E possiamo avere la certezza perché Gesù disse che Dio era uno e trino, ossia che esisteva sia la verità sintetica data da 10 elevato a 0, uguale a 1, sia quella analitica di Padre interattivo con lo Spirito Santo, ossia 10 elevato a 1 per 10 elevato a meno 1. Esistono tutti e tre, e non uno solo, perché Dio è uno nella verità dell'equazione 1 uguale 10 decimi. Però l'equazione è condizionata dalla visione sintetica e analitica, che esistono tutte, ossia esistono tutti i passaggi da una condizione all'altra e non esiste il divenire. Quindi, quando finalmente questa verità è conosciuta, sapete benissimo che una condizione è eterna, non può mutare. Una monaca che è lì che prega non può a un certo punto essere violentata da chi entra nel monastero e la violenta. Certo, questo è un apparire cinematico grazie a tutte le possibilità create dal Dio onnipotente, che ha la possibilità di creare tutto il possibile. Ma lo crea, ma non lo crea nel suo divenire. Siamo noi che lo vediamo nel divenire, sbagliando. Quindi, quando finalmente comprenderemo che siamo in un disegno, questa verità ci libera. Anche se osserviamo la dinamica del disegno, quella fattiva da una parte, che è contraddetta dalla dinamica disfattiva nel verso opposto. Non esiste divenire se ce ne sono due uguali e contrari, uno che ti mostra il farsi e l'altro che ti mostra il disfarsi. Anzi, quando è sulla base del disfarsi che noi assistiamo al possibile farsi. Quindi questa è veramente la verità che toglie di mezzo ogni peccato, perché compiere il peccato significa poter mutare la propria condizione, poter farla evolvere. Noi non abbiamo questa possibilità. Niente può cessare di essere quello che è per divenire qualcos'altro, ma esiste tutto un disegno secondo il quale anche un libro è quello che è, sono tutti segni di caratteri che non possono essere che quello che sono. Eppure quando noi li vediamo in sequenza e li comprendiamo in forma concettuale, ecco che diventano una bella avventura dello spirito. Questa è la realtà. Stiamo vivendo una bella avventura dello spirito, nel quale il sistema assoluto possibilistico si è scisso in tutte le sue infinite possibilità per vincere a partire da ogni singola possibilità. E in ogni possibilità vincerà a modo suo. Di conseguenza non schiaccerà come sistema ogni possibilità, anzi la esalterà perché ne farà l'occasione di una sublimazione del limite esistente in quella singola possibilità. Quando questo finalmente è capito, che il farsi non esiste, che Dio non è costretto ad accettare il farsi dell'uomo per cui poi alla fine
o lo premia o lo castiga, ma non può annullare quello che l'uomo ha fatto. Quando si capisce che il farsi proprio non esiste, allora finalmente si capisce che questa verità è la verità che salva l'uomo, ma la salva, lo salva attraverso tutto il disegno fatto da Dio, che è un'occasione per concedere allo spirito una infinita azione di vittoria, ottenuta a partire da ogni singola posizione. Più bello di così il mondo non poteva essere.